Quella che vedete alle mie spalle è Piazza dei Ravennati oggi, praticamente poco più che una rotatoria soffocata dal traffico e dalla sosta selvaggia, come appunto potete osservare alle mie spalle. Abbiamo appena chiuso il progetto definitivo di un importante lavoro di riqualificazione che partirà il prossimo anno e che andrà a restituire questa piazza, perché è a tutti gli effetti una piazza oggi trappola delle automobili, ai pedoni, quindi alla mobilità pedonale e alla mobilità dolce. Andremo infatti a allargare lo spartitraffico, il biscotto che vedete alle mie spalle, e soprattutto ad allargare questa piccola rotatoria che è oggi dove c'è il lampione, proprio per ridurre lo spazio per l'automobile, quindi anche ridurre la velocità e così diminuire i rischi di incidenti stradali o comunque tutti i pericoli che sono connessi alla velocità delle automobili, e restituire quindi questo spazio ai pedoni, quindi creando quasi una connessione tra l'attuale area pedonale dove siamo e la fine della via Ostiense. Quindi questo progetto molto importante, che vedrà la luce, adesso verrà convocata in questi giorni la conferenza dei servizi in dipartimento, e poi il progetto verrà messo a gara e realizzato il prossimo anno. Fa parte del nostro programma, l'abbiamo sempre detto, quello di aumentare gli spazi per i pedoni, aumentare gli spazi per la mobilità dolce. È un aspetto non solo trasportistico, ma un aspetto anche economico e sociale dal quale può ripartire anche l'economia di un quartiere, di un municipio, in questo caso di Ostia, perché quando si aumenta lo spazio per i pedoni, allo stesso momento possono migliorare le attività commerciali, possono migliorare le occasioni di incontro e di confronto fra i cittadini. Quindi è importante, lo stiamo perseguendo fin dal nostro primo giorno di insediamento, il lavoro di riduzione dello spazio per le automobili private a favore della mobilità pedonale.